Ciao da Andrea e benvenuti alla 12ª lezione di Ukulele Corso Base. In questa lezione impareremo What a Wonderful World di Louis Armstrong. Grazie a questo bel brano, scritto nel 1967 da Bob Thiele e George Weiss, impareremo come mettere in pratica un po' tutte le cose che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, con qualche livello di difficoltà in più. Andiamo subito a vedere gli accordi. La difficoltà maggiore del brano sarà sicuramente gli accordi e come andranno suonati. Vediamo che accordi abbiamo. Abbiamo il Fa, La minore, Si bemolle, La settimo, Sol minore settimo, Re minore, Do, Do settimo e Do diesis. Molti di questi accordi già li conosciamo, ma comunque sicuramente tra uno e l'altro i cambi non saranno sempre facilissimi. Comunque vediamo come sono fatti. Allora, abbiamo il Fa, che ormai conosciamo bene, il La minore, il Si bemolle, quindi barré e altre due dita così, poi li vediamo da vicino, La settimo, novità, il Sol minore settimo, quindi se il Sol minore normale è così, Sol minore settimo sarà fatto in questo modo, quindi faremo un mini barré su prima e seconda corda, sulla terza corda al secondo tasto con il medio e poi quarta libera. Non è particolarmente difficile. Poi il Re minore che già conosciamo, Do, Do settimo e Do diesis, che lo prenderemo con un barré al quarto tasto e poi sulla terza corda con il medio, quarta corda con l'anulare, quindi al sesto tasto, quinto tasto e quarto tasto. Do diesis. Quindi il Fa, prima corda vuoto, seconda corda primo tasto, terza vuoto, quarta corda secondo tasto. Il Fa che è anche la tonalità del brano. Poi La minore, quindi 1, 2, 3 a vuoto, quarta corda, secondo tasto, La minore, Si bemolle, quindi barré che servirà solo per le prime due corde, poi alla terza corda, secondo tasto, quarta corda, terzo tasto, abbiamo il Si bemolle, La settimo, quindi tutte le corde libere, eccetto questa, la terza al primo tasto, abbiamo il La settimo, poi il Sol minore settimo, che avremo un mini barré su prima e seconda corda al primo tasto, poi alla terza corda secondo tasto e quarta libera. Come potete, mini barré, questa e questa libera, Sol minore settimo, poi il Re minore, quindi prima libera, seconda al primo tasto con l'indice, poi anulare e medio al secondo tasto, le altre due corde, Re minore, poi vabbè, Do, Do settimo e Do diesis, quindi con un barré al quarto tasto che servirà per le prime due corde, poi al quinto tasto terza corda con il medio e quarto tasto, scusate, quarta corda sesto tasto con l'anulare, Do diesis. Se il Do normale si può fare anche così, diciamo Do normale, Do diesis, col barré al quarto tasto. Come suoneremo gli accordi del brano? In questo caso saranno tutti arpeggiati, cioè useremo tecnica fingerstyle con pollice anche alternato. Qui vediamo la tablatura, cioè esattamente dove, su quali tasti e quali corde andremo a suonare, e qui è il tempo diciamo qua si fa una lettura musicale ritmica per capire su che tempo farli. Vediamo che è un ritmo 6 ottavi. 6 ottavi vi ricordo che diciamo è simile a mettere 2 terzine. È una battuta che è come, tra virgolette, se fosse fatta di 2 terzine, anche se in realtà il 6 ottavi ha una leggera differenza e sta nel fatto che qua ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come vedete qua sull'1 c'è un accento, come appunto in una terzina, 2, 3, poi sul 4, 5, 6 c'è l'altro accento, cioè diciamo sull'altra terzina. Però in un 6 ottavi ovviamente questo accento sarà un po' più forte di questo. Quindi sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6. La differenza è minima, ecco, quindi si può comunque vedere come se fossero 2 terzine. Come andremo a suonarle in questo caso? Quindi col pollice della mano destra che si alternerà tra terza e quarta corda, l'indice avrà la seconda corda e il medio avrà la prima corda. Come le suoneremo? Quindi vi ricordo che nella tablatura quando trovate uno 0 vuol dire corda vuoto, se trovate l'1 come in questo caso vuol dire primo tasto, se trovate il 2 vuol dire secondo tasto. In questo caso è un arpeggio, è una battuta arpeggiata sull'accordo di Fa. Se voi mettete l'indice sulla seconda corda al primo tasto, il medio sulla quarta corda al secondo tasto, insomma avrete un accordo di Fa. Questo è l'esempio sull'accordo di Fa, ma andranno tutti comunque suonati così, quindi pollice, indice, medio, e qua si alterna il pollice sulla quarta corda, pollice, indice, medio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pollice, indice, medio, pollice, indice, medio. Vedete che sono in corrispettiva a queste note, diciamo, all'andamento ritmico di queste note che andranno suonate in questo modo, con queste corde e questi tasti. Andiamo subito a vederli. Vi faccio l'esempio sull'accordo di Fa, quindi pollice si alternerà su queste due, indice seconda corda, medio prima corda, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ottavi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ogni battuta sarà così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'accompagnamento sarà diviso in 4 fasi. Ritornello 1, ritornello 2, strofa e ritornello 3. Con questo arpeggio ogni battuta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primo ritornello, quindi si parte con il Fa, Fa, poi si va in La minore, poi Si bemolle, La minore di nuovo, Sol minore settimo, Fa, La settimo, Re minore, poi si va in Do diesis per 2 battute, di nuovo, poi Sol minore settimo, Do settimo e Fa, 2 battute. Poi si va in Si bemolle e poi in Do settimo si tiene l'accordo così, la coda, per 1 battuta. E questo era il ritornello 1. Il ritornello 2 è praticamente uguale, eccetto che sull'ultimo accordo, il Do settimo, dove nel ritornello 1 si tiene la coda, si farà invece un Fa e si terrà la coda sul Fa. E questo è il ritornello 2, praticamente uguale, eccetto l'ultimo accordo. Da qui si passa alla strofa. La strofa si parte col Do settimo, stesso arpeggio, e faremo due battute di do settimo inizialmente, poi si passa in fa. Comunque adesso vedremo. Do settimo, quindi fa, di nuovo fa, do settimo, sempre due battute, e ora due battute di fa, poi re minore, do, re minore, una battuta, e do, una battuta, re minore, do, sol minore settimo, do settimo, do settimo di nuovo e do settimo con la coda, quindi tre volte il do settimo, tre battute di do settimo, ma la terza è con la coda. E qui si va sul ritornello 3. Terzo ritornello, quindi con finale. Fa, la minore, si bemolle, la minore, fin qua è uguale, sol minore settimo, fa, la settimo, re minore, poi do diesis per due battute, sol minore settimo, do settimo, fa per due battute. Qui cambia, diciamo, va in sol minore settimo per due battute, poi in do settimo che rallentando andrà sul fa con la coda, poi do con la coda e fa. Vi farò gli accordi dell'intero brano dicendo il nome degli accordi. Conterò 1, 2, 3, 1, 2, 3 per partire, che sono, diciamo, i 6 ottavi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fa, la minore, si bemolle, la minore, sol minore settimo, fa, la settimo, re minore, do diesis, sol minore settimo, do settimo, fa, fa, si bemolle, do settimo con la coda e riprendo fa, la minore, si bemolle, la minore, sol minore settimo, fa, la settimo, re minore, do diesis, sol minore settimo, do settimo, fa, fa, si bemolle, fa con la coda. Ora vado in strofa, do settimo, fa, fa, do settimo, fa, fa, re minore, do, re minore, do, re minore, do, sol minore settimo, do settimo, do settimo, do settimo con la coda e ritornando di nuovo fa, la minore, si bemolle, la minore, sol minore settimo, fa, la settimo, re minore, do diesis, sol minore settimo, do settimo, fa, fa, sol minore settimo, do settimo rallentando, do settimo di nuovo e fa, do, fa. Veniamo alla parte solista. La parte solista, ovvero la melodia, la faremo sulla scala di Fa. Vedremo che utilizzeremo la corda a vuoto di Do, poi la nota Re, corda a vuoto Mi, Fa, Sol, corda a vuoto di La, Si bemolle, Do e Re. Inoltre utilizzeremo il La, oltre che con la corda a vuoto anche qui, e anche il si bemolle, poi vedremo perché. Anche la melodia sarà suddivisa in ritornello 1, ritornello 2, strofa e ritornello finale. E faccio prima il ritornello 1. Quindi, da notare che partiremo sul 1, 2, 3, 1 e qui parte do, re, fa. Diciamo le due terzine del 6 ottavi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 1, 2, 3, 4, do, re, fa. Quindi vado avanti, do, re, fa, fa, mi, fa, do, re, 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 do. Ora in si bemolle, si, 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 la, sol, 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 fa, 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 fa. Qui finisce il ritornello 1. Si va al ritornello 2 che parte uguale. Do, re, fa, fa, mi, fa, do, re, 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 do, si, 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 la, sol, 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 fa, 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 re, mi, fa, sol, fa, la, si, la. Avete notato che finiva diversamente, qualche notina cambiava sul finale. Qui adesso si va sulla strofa. La strofa quindi partirà così. La, sol, 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 fa, sol, sol. Vado avanti, c'è un passaggetto veloce. Mi, fa, sol. Questa è veloce. Mi, fa, sol. La, 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 sol, la. Ora altro passaggetto veloce. Re, mi, fa, sol, 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 fa, sol, sol, mi, fa. Vi rifaccio da capo, da notare che sul La, su questo La, se arriviamo due volte con lo slide. Quindi ve lo rifaccio da capo. Fa, sol, 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 fa, sol, sol, mi, fa, sol, la, 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 sol, la. Re, mi, fa, sol, 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 fa, sol, sol, mi, fa, sol, la, 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 sol, la. Arrivati a questo La, devo fare La, Si, Do. E lo farò da questa posizione, quindi La, Si, Do, per tre volte questa frase. La, Si, Do, Re, 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 Do, ancora. La, Si, Do, Re, 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 Do, ancora. Ora cambio. Si bemolle, La. Ora qua ci sono quattro terzine da fare, tutte attaccate. Diciamo a tempo, sul tempo 6 ottavi, da fare così. E sono do, si, la, si, la, sol, fa, mi, do. Da notare che il Si è sempre Si bemolle, quindi e poi qui si va nell'ultimo ritornello. Veniamo al ritornello finale, quindi do, re, fa, fa, mi, fa, do, fin qua è uguale. Re, 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 do, si bemolle, si, 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 la, sol, 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 fa, 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 re, mi, fa, sol, e qui cambia, fa, 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 la, fa, sol, sol, fa, fa, re, mi, fa, sol, fa, do, fa, e si va rallentando sul do e fa. Ora voi vi darò l'entrata di ogni strofa e ritornello e il resto fate voi. Quindi è da notare che un, due, tre, un, dore, fa. Quindi pronti? Un, due, tre, un, dore, fa. Do, re, fa. Strofa, fa, sol. Do, re, fa. Finale. Ora di nuovo tutto il brano, vi darò solo l'entrata senza altri suggerimenti, quindi un, due, tre, un, pa, pa, pam. Di nuovo un, due, tre, un, pa, pa, pam. Quindi pronti. Un, due, tre, un. Qui finisce Ukulele corso base. Sì, questa era l'ultima lezione, ma rimanete sintonizzati su questo canale perché ci saranno comunque tutte le settimane tutorial, pillole di ukulele e e i training del sabato, nell'attesa che io prepari le prossime lezioni che tra non molto avrete l'occasione di vedere su questo canale. Quindi rimanete sintonizzati, ciao e alla prossima!